Quindi appunto una comunicazione su cui aggiorno velocemente sull'incontro avuto dal prefetto il 19 febbraio 2015 sul tema sicurezza. Il prefetto quella mattina ha incontrato in incontri privati individuali alcuni sindaci della provincia di Bergamo che hanno adottato provvedimenti straordinari sul fronte sicurezza, scansano tutti quelli. Ci hanno fornito, c'era anche la questura, la finanza, c'era proprio tutto il corpo, il questore, c'era tutti, hanno voluto sapere un po' quello che come scansa avevano fatto, avevano letto dei giornali e tutto. Ci hanno fornito i due dei reati sulle abitazioni, quindi i furti, che hanno coinvolto scansalcate, che sono sostanzialmente stabilizzati come l'anno del 2013. Sono circa, sono in un'anno di 65 furti anni. Quindi nel 2014 non c'è stato un aumento rispetto al 2013, ma sono sostanzialmente in linea con la manita precedente, questo è un dato che mi è stato fornito a questo incontro. Sul fronte invece provvedimenti straordinari, lo sapevo, lo sapevamo, ve l'avevo anticipato, ovviamente la decisione da parte mia di utilizzare gli osservatori qualificati, la protezione civile, sostanzialmente una cosa che non è ammessa dal punto di vista regolamentare e quindi ovviamente ci siamo confrontati durante questo incontro su questa modalità che come comune abbiamo adottato, ci siamo confrontati e quindi ovviamente il prefetto mi ha fatto capire che l'attuale, quello che abbiamo deciso non è conforme alla normativa vigente. Siamo infatti nel merito del decreto Maroni che prevede l'utilizzo di gruppi. Il tema è che ad oggi a Bergamo nessuno è riconosciuto a livello di albo prefettizio, quindi anche chi, se ci fosse qualche comune che volesse utilizzare i cosiddetti gruppi che erano stati previsti nel decreto Maroni, ad oggi non c'è nessuno, nel senso che nell'albo prefettizio di Bergamo nessuno si è registrato e nessuno è requisito per farlo. E niente, ci siamo confrontati su questa cosa. A differenza di altri comuni, non avendo noi preso provvedimenti regolamentari normativi, ci siamo per cui sono, tra virgolette, salvato, nel senso che non ho avuto dei richiami dal punto di vista normativo, perché noi sono state decisioni prese con il buon senso, anche un po' informalmente, chiedendo la collaborazione di alcune persone. Però non c'è un regolamento di consiglio comunale, una delibera o qualcosa che può essere contestato e impugnato dal prefetto. Però ovviamente la prefettura ci ha chiesto di stare un attimino accorti e non preoccupatevi con risposta, nel senso che ovviamente spiegare il contesto eccetera, non è stato un colloquio franco, la speranza ovviamente che non succeda più quello che siamo detti in consiglio comunale, speriamo che non ci siano più escalation, tanto da prendere dei provvedimenti straordinari come abbiamo dovuto fare sempre. E ci siamo lasciati in questo modo. Era un richiamo e un confronto con il prefetto, con il questore, tutti i corpi di polizia su quello che è stato lasciato e adottato dicembre sostanzialmente. Quindi questo è quanto. Io ho confermato la mia volontà di essere indirizzo chiedo al sindaco sostanzialmente di adottare dei provvedimenti.
punti, ovvio che questa è una responsabilità mia esclusiva nei momenti in cui entreremo in periodo di sofferenza, valutare la strada migliore per tutti gli esseri cittadinanza, sapendo che essendo pubblico ufficiale devo fare anche rispettare le normative vigenti, quindi vedremo un attimino, speriamo che non succeda più, insomma, però se dovesse succedere vedremo, ci terremo in contatto, nel senso che dal punto di vista politico c'è un attimo di visione sulla sostanza, c'è il tema della forma, ovviamente la responsabilità di far rispettare, se no il prefetto ti richiama e ti tira l'orecchio, questa è un po' la sostanza del discorso. Io posso? Grazie, solo una cosa. Naturalmente il prefetto si basa sulle denunce effettive. Quelle che richiama ufficiali. Certo. Sono dati ufficiali, sono dei dati ufficiali che sono passati tramite carabinieri, costura o altro. E appunto siamo sulla media di 65 furti anni e non c'è stato un aumento tra il 14, tra il 13 e il 14 dal punto di vista oggettivo di quello che avevo risultato. Poi c'è chi non denuncia. Noi quello che vi posso dire è come ci siamo mossi in tutti i furti che abbiamo intercettato in questi mesi, avendo quel sopralluogo diretto da parte dei vigili, proprio come modus operandi, ovviamente la denuncia dice sempre. Quindi perché c'è ovviamente un rapporto con noi, quindi poi c'è il contatto con i carabinieri, si dice al cittadino e quindi quelli sono sbalzati, ovvio se c'è qualcosa che neanche noi riusciamo a sapere, poi dipende se il privato va in a farla del muso. Punto 2 all'ordine del giorno, nomina del revisore dei conti, quello che vi dicevo, per il periodo 15 marzo 2015, 14 marzo 2018 e determinazione del compenso. Vi comunico l'estrazione, è stato estratto, buonasera, è stato estratto Bignotti, dottor ragioniero Giovanni, con studio professionale in ospitaletto di Luigi Atti numero 16. Quindi questo è stato il professionista che è stato estratto. Il compenso. Allora, compenso organo di revisione dei conti stanziato a bilancio, avendo una previsione complessiva di 6.870,61 euro. Questo è il compenso che è frutto del compenso annuo, c'è la riduzione del 10% previsto dal DL 78 del 2010, la cassa pensione 4% e l'IVA al 22%, quindi un importo lordo annuale di questo incarico di revisione che, come sapete, è obbligatorio per legge. Incontrerò questa persona per conoscerla mercoledì prossimo mattina, in modo tale che ci sarà un passaggio di consegne con l'attuale revisione dei conti dei magazzini per metterlo un po' a conoscenza. Il nuovo revisore ovviamente darà pareri in questa fase solo se ci saranno degli emendamenti al bilancio di previsione, in quanto il bilancio di previsione ad oggi è adottato dalla Giunta al parere del revisore in carica. Tutti i criteri che sono curiosità di verificarsi. Allora, l'articolo, il comma, allora l'articolo 16, comma 25 del DL 138 recita: a decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, le revisioni dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti a richiesta i soggetti iscritti a livello regionale nel registro dei revisori legali di cui al decreto 27 gennaio 2010 numero 39, nonché iscritti all'ordine dei dottori commercialisti e di esperti contabili. Con decreto del Ministro dell'Interno, da adottare per 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i seguenti criteri: rapporto proporzionale tra anzianità di iscrizione negli albi e registri di cui è presente come popolazione di ciascun comune, revisione della necessità ai fini dell'iscrizione nell'elenco di quel presente comma di avere in precedenza avanzato richieste di svolgere la funzione dell'organo di revisione degli enti locali, possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti pubblici territoriali. Se ci sono degli interventi,
metto i voti. Punto 2, nomina del revisore dei conti per il periodo 15 marzo 2015, 14 marzo 2018 e determinazione del compenso. Favorevoli? Unanimità. Immediata esecutività? Favorevoli? Unanimità. Poi, al punto 3 all'ordine del giorno, l'ultimo. Allora, c'è stato un nell'ultimo consiglio comunale c'è stata una modifica al regolamento per l'orario dell'asilo nido, non era ben chiaro che l'uscita rimaneva ferma dalle 16 in poi, perché nella delibera era previsto che ci fosse il prolungamento dell'orario dalle 16.30 alle 17. Hanno pensato che anche l'orario fosse stato spostato alle 16.30, invece rimane alle 16. Allora hanno chiesto di fare questa specificazione in maniera più chiara nel regolamento, in modo che anche le famiglie che accedono al servizio non abbiano dei quali dubbi. Ok, ci sono delle cose da dire? Sì, possiamo leggere come sta. Sì. Ok. Di rettificare l'articolo 4, comma 3 del regolamento di accesso e funzionamento del nido comunale che risulta così articolato. L'articolo 4, allora, il comma 3 diventa l'accoglienza dei bambini e delle bambine avviene tra le 7.30 e le 9. L'uscita è fissata dalle 12.45 alle 13 per il partenio mattutino e dalle 16 alle 17 per il partenio pomeridiano e il tempo. Secondo me ci stiamo dando sempre troppi problemi, poi se nel momento in cui l'ora è tarda e come i consiglieri mi chiedono time di alcuni punti è la domanda dell'elettronica, lo stabiliamo, secondo me siamo forti, quindi ce la faremo arrivare fino a fine. Altre iniziative che vi devo dire, vi è arrivato l'invito per il 18 di marzo, per chi volesse un'iniziativa, credo che sia bella. È importante essere seduti, posso dire sono problemi anche sugli orari di lavoro, quindi già qualcuno mi ha detto che arriverà tardi, che non può, però lo ufficializzo. Alle 5.30 si insedierà qui in sala consigliare il Consiglio Comunale dei Ragazzi e a seguire ci sarà un'iniziativa organizzata con gli oratori dell'Istituto Comprensivo e Libera Antimafia di Nozotti, dove daremo lettura alle 900 vittime di mafia in ricordo del 20° anniversario appunto della giornata del ricordo delle vittime di mafia. E questo il 18 marzo. Il 26 marzo al Consiglio Comunale alle ore 20 e poi vi anticipo anche, se manca ancora un po' di tempo, mi ha chiesto qualcuno quando inauguriamo il mezzo della protezione civile che è arrivato, abbiamo deciso con Paolo di fare una festa unica il 26 di aprile quando festeggeremo anche la festa della liberazione, metteremo le associazioni, gli alpini e tutti, quindi il 26 aprile oltre che festeggiare la festa della liberazione faremo due iniziative, l'inaugurazione e la benedizione del mezzo e la posa delle pietre d'inciampo, che è un'iniziativa che sta seguendo Angela in occasione del 70° anno della resistenza
essendo trascorsi appunto dal 45-70 anni, quindi ci saranno questi due momenti che avremo modo di pubblicizzare. Altre iniziative più non ci sono, più o meno queste sono le cose. Quindi adesso per la commissione capogruppo lo facciamo in ufficio tecnico, con l'esame di scarpe. Ci sono altre cose? No, volevo solo. Io ho già scritto, ma volevo ufficializzare tutti perché mi dispiace, sono due iniziative, quelle del 18, che mi piacciono entrambe, che avrei gradito esserci, ma ho convocato già da due mesi l'incontro ospedale territorio, tutti i medici, cioè dalle 18 alle 24 sono in mi dispiace, ma sono presente con lo spirito. Grazie, ti ringrazio anche per la registrazione, anche se è stata breve. Grazie a tutti, buona serata. Thank you.